Eccoci amici, bentrovati. Diamo il via al nostro primo appuntamento pomeridiano. Siamo di nuovo qui e con il programma Perché tacere? È giusto che il mondo sappia. Ebbene, io vorrei che il mondo sappia che sono amica di una persona carinissima. Ma prima di questo, conoscete la voce di Sean Connery o di Tony Curtis? Penso di sì. E allora abbiamo qui con noi il figlio del grande Pino Locchi, una se non la più grande voce del cinema italiano. Ciao Massimo, benvenuto. Ciao Anna, è un piacere essere qui con te. È il piacere anche mio e di Daniele che sta qui. Un saluto a Gina che ci segue in esterna. Ciao, oggi. Massimo, vogliamo iniziare con qualche domanda? Sì, volentieri. Allora, io vorrei farti, sai la mia curiosità, no? La conosci? Insomma, due domande sul tuo lavoro. Beh, il tuo lavoro è dialoghista e sono curiosa, anche se una volta sinceramente ho visto e mi sono anche spaventata, visto le difficoltà. Comunque, come si crea un dialogo? Praticamente arriva, di solito faccio telefilm. Qualche volta mi è capitato di fare qualche film, non di cinema, ma diciamo un video, film di quelli che vanno su tipo private. E in sostanza arriva il film in inglese, c'è un copione in inglese e c'è il video. E io non devo fare altro che, dopo aver fatto tradurre il testo, adattare quello che stavo tradotto al movimento della bocca dei vari attori, mettendolo possibilmente, anzi soprattutto mettendolo in italiano e dandogli un senso compiuto. È un lavoro molto, che a me piace molto e che è abbastanza difficile, tanto più che io non lo faccio da tantissimo, lo faccio da circa 4 anni, ma anche se sono passati 4 anni, io molto spesso vado in sala di doppiaggio a controllare quello che ho fatto, perché a volte può ancora accadere che si sbagli qualcosa, non è un lavoro molto, cioè non si riesce mai a imparare bene il mestiere. Però anche questo è la cosa forse più affascinante, perché è una sfida continua, cioè ogni lavoro che va bene è una soddisfazione in più. Certo, io ho notato comunque questa tua grande passione, è un lavoro fatto con passione, riesci anche a superare le difficoltà che per me sarebbero insuperabili. Comunque, quanto ha influito nel tuo lavoro essere figlio della voce di tantissimi attori? Ma diciamo moltissimo, nel senso che io ho iniziato abbastanza tardi a fare questo lavoro. Io ho 44 anni, ho iniziato diciamo 4 anni fa a fare gli adattamenti. E perché praticamente io all'inizio, quando ero bambino, papà mi portava qualche volta nelle sale di doppiaggio, ho provato anche a fare qualcosina, ma ero totalmente negato. Perché poi mangio le parole, non ho i GR, non so dire chi per dire, no? E non ho ridato da papà lo stesso timbro di voce e quindi ero totalmente negato per il doppiaggio, però mi affascinava questo mondo. E qualche anno fa, casualmente, parlando con un amico, ho detto: ma perché non puoi fare gli adattamenti? E così ho iniziato. Sono andato nella società dove lavorava papà e devo dire che tutti i colleghi, gli ex colleghi di papà, mi hanno dato una mano nell'entrare in questo mondo che è abbastanza anche chiuso, perché chiaramente il lavoro adesso è molto diverso in confronto agli inizi. Quando c'era mio papà c'erano poche società di doppiaggio che facevano soprattutto film, diciamo che la TV commerciale era agli inizi e quindi il lavoro era diviso fra poche grandi società. Adesso il lavoro è molto spezzettato e quindi bisogna fare un po' a pugni per accavararselo. Quindi la tua scelta, diciamo che è stata spontanea in un certo senso, ma veicolata appunto dal lavoro di tuo padre, dal nome di tuo padre, dall'importanza di essere figlio di Pino Locchi. Sì, no, diciamo che è inutile tacerlo, un altro dice anche il nome della rubrica, nel senso che se io oggi riesco a fare questo mestiere è grazie e soprattutto al nome che aveva papà, perché questo mi ha aperto un sacco di strade e ripeto, tutti i direttori di doppiaggio con i quali ho lavorato sono stati tutti molto, molto disponibili a farmi imparare questo splendido mestiere.
Poi approfondiremo il discorso su tuo papà, perché ho anch'io una notizia da darti e tu ce ne darai ovviamente altre, ma una curiosità mi spinge a farti questa domanda, vista la mia ignoranza in materia ovviamente. Perché è necessario spesso doppiare le voci di attori italiani in dialoghi italiani? Ma questo, diciamo, è una cosa che avveniva più negli anni 60-70, per esempio papà doppiava... vabbè, oltre che Terence Hill, che in realtà è un attore italiano, l'ha sempre doppiato lui quando ha fatto tutta la saga di Trinità, quindi tutti i western negli anni 70, nonché Giuliano Gemma all'inizio lo doppiava là, perché all'inizio negli anni 70 si preferiva far doppiare alcuni attori italiani da doppiatori professionisti. Presumo senza voler mancare di rispetto, insomma, sentire Terence Hill quando faceva la Trinità doppiato da mio padre è un po' diverso dal sentito adesso quando recita lui direttamente. Perché insomma, papà e altri doppiatori, potevano essere Amendola, Rinaldi, avevano delle voci completamente diverse. E quindi i registi stessi imponevano questa cosa. Poi a un certo punto, a metà degli anni 70, gli attori invece cominciarono a dire no, noi vogliamo doppiarci da soli, e così fu, insomma. Mi affascina questo mondo, mi affascina moltissimo, e comunque tornando alla voce di Terence Hill, sinceramente no, non ce l'avrei sentita la sua vera voce, un po' pacata, un po'... Sì. E quindi, insomma, no. Lo stesso Bud Spencer, che in realtà lui aveva una voce molto simile a quella del suo doppiatore, che era Glauco Onorato, che è stato uno dei più grandi doppiatori italiani, che è scomparso di recente. Anche se la voce era molto simile, però Glauco aveva un qualcosa in più nei confronti di Bud Spencer. Che poi questi erano tutti i film, quelli di filoni di Bud Spencer e Terence Hill, che erano fatti dai fratelli Corbucci, Bruno e Sergio. Diciamo, se non ricordo male, Bruno Corbucci scriveva in pratica i soggetti e Sergio li dirigeva. Io poi ho avuto la fortuna, io andavo a scuola alle medie con il figlio di Corbucci, e un aneddoto simpatico, noi andavamo in vacanza insieme a Fregene, e la mattina c'era praticamente una scena, anche usciamo un po' dal doppiaggio, però è carina come aneddoto, nel senso che c'erano i film di Thomas Millian che li faceva Bruno Corbucci, grande Thomas Millian, Bruno Corbucci gli scriveva con Mario Amendola, che è lo zio di Ferruccio Amendola. Cosa succedeva? Che Mario Amendola la mattina a Fregene prendeva il motorino, andava a casa di Corbucci e loro praticamente scrivevano i film, e poi a mezzogiorno venivano al mare, che poi i film quelli di anche tornando appunto sempre agli attori italiani che doppiano attori italiani, anche nel caso di Thomas Mina, anche se Thomas Mina è cubano, insomma, sì, lui parla italiano, però lì insomma l'esempio più lampante è che Amendola era perfetto. Sì, sì, è vero questo, è verissimo. Thomas Miglia è una cara persona, io l'ho conosciuto ovviamente al di fuori del set, Domenico mio marito meglio di me. Sì, io l'ho conosciuto una volta a casa di Corbucci e mi ricordo, io andavo ancora a scuola, mi presentarono questo signore molto distinto, infatti mi dovettero spiegare chi era, perché io sono Thomas Miglia, per me era quello monnessa con i capelli lunghi, sì, sì, e la barba, e la voce di Ferruccio, e invece mi presentarono questo signore molto distinto cubano, con i capelli corti, spiegandomi chi fosse. Totalmente diverso, sì, sì, da come poi appariva negli schermi. Devo dire che una volta mi raccontò mio marito, che è nostro cliente, è stato nostro cliente Thomas Millian, e andarono a montare dei mobili, dei pezzi di design a casa sua, e lui niente, si mise lì insieme agli operai, si mise a fare il montatore, quindi proprio simpaticissimo. Beh, è una persona gradevole. Poi tra l'altro, essendo così diversa da come appariva nel set, sì, infatti, un grande attore. Beh, sicuramente un grande attore veramente. E io volevo fare un salutino però anche qui a una nostra ospite carinissima, perché da Pino Locchi abbiamo Massimo Locchi, e da Massimo Locchi abbiamo niente meno che Giorgia Locchi. E
molti dei miei amici di Facebook e non la conoscono come mia insegnante di tuffi in piscina. Ciao Giorgia! Ciao Anna! Di tuffi tu ci hai messo 2 ore a farli. Prima ti ho fatto provare da molto basso, poi da un po' più alto, poi da alto, ma mai dal bordo. Avrei sempre paura. Ecco, e continuerò ad averla. Infatti quest'anno hai deciso che dovrò farlo dal bordo, vero? Sì. Sarà un po' difficile, però ho fatto progressi, perché come hai detto tu, hai iniziato prima proprio dal primo gradino, poi al secondo e sono arrivata al terzo. Il quarto sarà un po' difficile, un po' difficile. Sì, poi dal quarto ti farò iniziare subito dal bordo. A bomba? No, dal bordo, e ti faccio fare il tuffo a bomba. Mamma mia, come farò, come farò? Comunque avete sentito che simpatica che è? Ma secondo me è una promessa del cinema italiano, però penso proprio che sarà così, eh? Vero Giorgia? Sì, e una volta per andare sott'acqua ti sono dovuta salire su di te, avevo molto paura. Infatti, non riuscivo ad andare giù. Senti, ti piace fare l'attrice? Sì. Ti piace il teatro, il cinema, cosa ti piace? Teatro. Teatro? Che brava! Dopo riparleremo ancora con te, eh? Sì. Ok. Allora, Massimo, io vorrei fare un saluto ad una persona, un nostro amico carinissimo, Andrea Ward. Andrea è stato qui con noi nelle scorse puntate ed ha parlato benissimo di tuo padre, considerandolo giustamente un'icona per lui che fa questo lavoro. Ciao Andrea! Ciao! E non so se tu hai ascoltato la diretta l'altra volta. Sì, peraltro io devo dire che sono stato lontano dal mondo del doppiaggio per più di 10 anni e quindi molte persone che ho conosciuto anni prima non me ne ricordo molto. E per esempio io ho parlato con Luca Ward 2 volte, anche per motivi di lavoro. Con Andrea no, ho lavorato con Monica un paio di anni fa, però le parole che ha detto Andrea mi hanno fatto veramente molto, molto piacere. Volevo ringraziarlo. Beh, speriamo di vederci insieme, no? Sì, perché no? Magari lì a casa mia, oppure insomma ci vedremo. E Andrea, sì, lo conosco, l'ho conosciuto, è venuto qui, a parte lo conoscevo prima come nome, ok, insomma. E un saluto anche a Cristina Fenuccio, che è la moglie, fa il tuo stesso lavoro. Quindi siete colleghi. Sì, ma io sono molto più indietro, però sì. La stessa cosa, due mestieri molto molto difficili, secondo me. Sì, no, difficili, insomma, poi alla fine il lavoro più o meno è sempre lo stesso, cioè ci vuole molta tecnica, un po' di fantasia, stare attenti a quello che si scrive. Ci sono diverse difficoltà a seconda del soggetto, del tipo di film che fai. Quello che mi ha impressionato, Massimo, è il movimento labiale. Ma quello, diciamo, è una tecnica. Il problema non è tanto il movimento labiale, il problema è in alcuni casi cosa scrivere, nel senso che c'è il problema di praticamente il trasferire un soggetto americano, un soggetto italiano non è sempre automatico, ci sono cose che negli Stati Uniti hanno senso e da noi no, quindi in quel caso bisogna adattare, inventarsi qualcosa, diciamo. Inventare appunto non è facile. No. Non è facile, devi improvvisare. Sì, per esempio, proprio oggi, quando tu sei passata da me, mi ha chiamato una dottrice di doppiaggio, Stefania Marrama, dicendo che abbiamo fatto una serie insieme che si chiama Upside. Che è il problema di questa serie è che è molto, cioè, 300 riferimenti diversi, e giochi di parole che chiaramente in inglese hanno un senso, in italiano no, e quindi non sempre si riesce a trasferire in italiano correttamente il soggetto. Massimo, riprendiamo questo discorso dopo, facciamo una breve pausa, amici, restate con noi, approfittate per ascoltare la nostra musica e a dopo, ciao ciao. Ciao. Eccoci qui di nuovo dopo questa breve pausa, però io vorrei raccontare una cosa a Massimo adesso, ovviamente sì, anche a voi, perché è una cosa vissuta personalmente, Massimo, te la racconto.
Mi trovavo circa 3 settimane fa a Saturnia insieme a mio marito, stavamo facendo il bagno e si è avvicinata una persona un po' timidamente, devo dire. Mi ha detto: io questa voce la conosco. E ho detto sì, e insomma vabbè, era un ascoltatore mio, e nel parlare gli ho detto: beh, anche la sua voce devo dire che è una voce quasi da cinema. Lui mi ha risposto: in effetti avevo iniziato con una mia grande passione, che è il doppiaggio, diversi anni fa. Dico: ah, dico, pensi? Dico, bella questa cosa, abbiamo avuto ospiti in radio, Andrea Ward e Cristina Fenuccio, che del doppiaggio insomma se ne intendono. Parlando, lui mi ha detto: io ho conosciuto una persona che non dimenticherò mai, perché non solo era un grandissimo doppiatore, ma era una persona stupenda sia dal punto di vista umano che professionale. E sai, quando parli poi dici: sì, chi è? Dice: ma non so, Pino Locchi mi ha detto. E io ho detto: ah, ma pensi? Dico: guardi, sono amica con il figlio. E questo ha cominciato a parlare di tuo padre Massimo come una persona esemplare, una persona dalle doti umane non indifferenti, l'unica persona in quel settore che l'ha veramente aiutato. E quando appunto ha saputo che io ero tua amica, ha detto: guardi, chissà che darei per conoscere Massimo, se non altro per stringergli la mano. Sì, raccontaci qualcosa anche tu di tuo papà. Sì, diciamo che papà ha iniziato il doppiaggio un po', diciamo, per caso. Lui a 6 anni, anzi a 5, no, fra i 5 e 6 anni iniziò con il cinema. E fece parecchi film da protagonista, parliamo papà era dei 25, negli anni 30-31. Dopodiché iniziò a fare teatro recitò anche con gente del calibro di Anna Magnani, andò in compagnia con Totò, quindi insomma con i pezzi grossi del cinema, del teatro dell'epoca. E poi negli anni nel 50 si sposò e da lì iniziò a fare il doppiaggio. Quindi diciamo lui viene, come era anche all'inizio, insomma tutti i doppiatori della prima e seconda generazione venivano dal teatro e dal cinema. Adesso si è un po' persa questa caratteristica, vuoi anche per il fatto che con la crescita di tanti canali televisivi l'offerta, cioè le cose da doppiare sono aumentate esponenzialmente, quindi mentre prima era un po' più un'arte, adesso è diventato un po' più un mestiere, anche se rimangono dei doppiatori straordinari. Le cose, sì, diciamo, era uno molto umile, nel senso non si dava arie. Io pure quando andavo a vedere in sala di doppiaggio, lui era sempre molto carino con tutti e faceva degli scherzi terribili. Gli scherzi li facevano tutti, li facevano lui e Rinaldi, per capirci, era il doppiatore di Paul Newman e di... come si chiama l'attore, quello che faceva la Pantera Rosa, non mi ricordo il nome. Chi è che faceva? Peter Sellers, no? Ah, sì, è vero. E su Peter Sellers, che recita in quel modo stranissimo, cioè quella specie di francese, tutte le battute se le inventava Rinaldi. Insomma, però loro avevano questa umanità anche a Leggio, e anche con, per dire, molto spesso al doppiaggio vengono anche persone che non sono molto del mestiere, e che sono giovani che si affacciano le prime volte, oppure che so, piccoli attori che provano a fare anche dei semplici busi, che sembrano dall'esterno sembrano facili, però in realtà sono difficilissime per chi non lo sa fare. Io per esempio credo di non riuscire a dire davanti a un leggio più di 3 parole insieme, infatti perché loro non... Per me, quando vedo un doppiatore a leggio è come vedere, che so, un tennista che gioca internazionale, nel senso vedo. Ma dai. Capisco proprio che stiamo su un livello completamente diverso. A volte addirittura è interessante vedere come alcuni doppiatori sono talmente veloci i tempi di doppiaggio, soprattutto nei telefilm, che a volte neanche guardano la scena, incidono al volo.
Questo perché c'è dei ritmi da seguire che adesso soprattutto con l'avvento dei computer ha velocizzato molto questo lavoro, perché poi ci sono costi minori, quindi bisogna risparmiare, bisogna correre, e però ci sono doppiatori veramente che fanno, sembrano degli automi. E come si faceva prima senza computer? Prima, se ci penso è tremendo. Okay. Prima funzionava così, ci stava un proiezionista che stava in alto e metteva i famosi anelli, metteva i rulli e gli anelli. I rulli erano ovviamente degli spezzoni di 10-15 secondi. E li metteva a mano in sostanza, e poi si incideva sul nastro magnetico, su dei registratori a bobine, e quindi poi bisognava cambiare il rullo, insomma, bisognava prendere il rullo e cambiarlo fisicamente. La cosa che non si poteva fare è che bisognava doppiare tutto insieme, nel senso, un film non è che potevi partire dalla prima scena e andare all'ultima, dovevi doppiare tutto insieme. E quindi c'erano molte più occasioni che i doppiatori si trovassero insieme al regio. Cosa che adesso invece non avviene più, nel senso che è tutto fatto tramite i computer, quindi tu passi, puoi fare un personaggio in una scena e poi saltare a 30 minuti dopo. Infatti solitamente funziona che il singolo doppiatore si doppia quasi tutta la sua parte in un turno, uno o due turni, e poi dopo, quindi capita magari che due persone che tu vedi che durante il film stanno insieme, in realtà al doppiaggio questi neanche si incontrano, perché uno doppia un giorno e l'altro doppia il giorno dopo. Ma dai, guarda, è una cosa che uno non può capire ovviamente. E questo ha influito anche sul lavoro del dialoghista, nel senso che un tempo per fare i dialoghi bisognava andare in un segmento di doppiaggio, mettersi seduti davanti a una moviola grossa con la pizza con il film e farlo a mano, scrivendosi a mano le cose chiaramente, poi battendo la macchina. Invece adesso basta un computer, uno si ovviamente c'è il video sul computer, il testo scrivi con Word o qualsiasi altro strumento e lo fai, puoi farlo in qualsiasi luogo della terra. È incredibile. Senti, il che è buono ma è anche negativo, perché prima magari gli adattatori erano un mondo chiuso, perché chiaramente se non c'era la moviola non lo potevi fare, cioè certo. Mentre adesso può farlo teoricamente chiunque, no? Perché basta avere un... è molto più semplice, o farlo in qualsiasi posto possibile. Ma non trovi che ci sia meno professionalità? Beh, lì sta la scelta del... no, perché in realtà poi dopo, attenzione, poi il lavoro del dialoghista è complicato, nel senso che il dialogo sia perfetto è la norma. Cioè un direttore di doppiaggio non è che se tu fai un dialogo bene dice bravo, se tu fai un dialogo bene non ti dice niente, va bene. Invece se trova problemi si arrabbia, sarebbe che tu non ti fa lavorare più, oppure non puoi permetterti di sbagliare, perché non c'è tempo di correggere gli errori. Quindi il dialoghista è poi veramente la persona che rende tutto migliore, può migliorare un doppiaggio, migliorarlo, sì, insomma facilitarlo sicuramente, cioè nel senso bisogna scriverlo un buon italiano e soprattutto rispettare anche delle tecniche, nel senso che se uno, il famoso problema della labiale, se uno dice che so in inglese party, quindi c'è una P, quindi la bocca si muove in un certo modo, tu nel fare l'adattamento devi fare in modo che in quel punto la bocca si muova allo stesso modo. Poi tipicamente le frasi inglesi sono molto più corte, perché gli inglesi, soprattutto gli americani, si mangiano le parole peggio di come faccio io adesso, e quindi devi accorciare. Ci sono alcune serie corrono come matti, tu devi mantenere sempre il ritmo. Ecco un segreto che mi ha insegnato uno dei miei, diciamo, maestri, nel senso loro che mi hanno insegnato a fare il dialogo, è Mario De Angelis, con il quale io collaboro tuttora, che è un signore che alla veneranda età di 77 anni ancora fa il doppiaggio, adesso diretto Spider-Man. Complimenti! E lui ancora doppia, lui ha fatto soprattutto direzioni di doppiaggio, però anche molti film, per esempio ha fatto, che so, lui fece il protagonista del primo Squalo, per farvi capire la voce, oppure faceva una serie che era La famiglia Bradford, che era una serie che andava in onda quando ero piccolo, però lui tuttora, lui diciamo, mi ha veramente insegnato come si fanno gli adattamenti, nel senso sentire anche la musica, nel senso il ritmo di come parla la persona in inglese, no? E quindi niente, è un lavoro molto appassionante che bisogna sempre cercare di migliorarsi e stare sempre attenti, perché ti distrai un attimo, combini errori, quindi capita spesso che gente che fa adattamenti anche dopo 10-20 anni viene
sgridato, fra virgolette, dagli attori del doppiaggio. È impegnativo. Senti Massimo, una domanda. In TV stanno, non so se è iniziato, no, credo stia per iniziare, manderanno in onda la prima serie di 007. Sì. Quindi questa serie ha la voce di tuo papà. Sì. Che effetto ti fa riascoltarlo? No, a me fa molto piacere, anche perché considerate che papà fece il primo 007 quando io all'incirca aveva la mia età, forse anche un po' più giovane, che insomma la dice lunga sulla differenza, sul motivo per cui non voglio fare doppiaggio, perché cioè lui all'età mia già faceva 007, quindi non neanche mi avvicino. Dico, quando vado a un esame di doppiaggio rimango nella zona dove stanno i direttori, non vado dentro la sala. No, mi fa molto piacere e me li ripeto sempre, insomma. È emozionante. Sì, sì, sì. Poi intanto trovo, scopro film che non sapevo che avesse doppiato lui e che invece mi sento con piacere. Poi considerare dal 50 fino al 94 ho doppiato, quindi insomma voglia film. Ma io, con tutte le persone che mi è capitato di parlare di tuo papà, devo dire che proprio gli si accendeva qualcosa di particolare nello sguardo. Anche Gianni Esmer, che sì, ha lasciato questo percorso terreno circa 2 anni fa, lui era, lo stimava moltissimo, lo amava. Cioè io, qualsiasi persona ha avuto a questo punto l'onore di conoscerlo, e ne è rimasta colpita, affascinata. È incredibile quando si parla di una persona in questo modo, cioè una persona che non c'è più, che non ti è di nessuna utilità, tra l'altro, perché insomma, voglio dire, in genere, sai, una persona parla bene, così, no, ne parlano in modo, gli brillano gli occhi. No, la cosa che mi fa piacere è che, persona, sono passati 18 anni, non è da quando è morto papà, quindi non è poco. Eppure ancora, dunque, a me, dovunque vado, tutti si ricordano con piacere, soprattutto nel stabilimento. Come era tuo papà, se la domanda non è indiscreta, come papà in casa? No, papà era tranquillo, mi ricordo che non urlava mai, non si arrabbiava mai. Lui viveva praticamente questa insidiosi con mia madre, che era quella forte della famiglia. Uh-huh. No? Infatti quando mia madre morì l'anno prima e lui, come morì mia madre, si spense del tutto, nel senso dopo un anno, no, andò via anche lui, perché erano completamente uniti, erano complementari, perché lei era quella forte, lui si appoggiava molto a lei, però insomma si compensavano. Sì, sì. Quindi un corpo e un'anima proprio. Sì, 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 sì. Ma lui era un tipo molto spiritoso. Comunque Massimo, vorrei svelare qualcosa di te che non ha niente a che fare né con il doppiaggio né con il dialogo. A tra pochissimo, amici, ascoltateci e tra poco torniamo con voi. Ciao. Allora, prima di svelare quest'altra dote di Massimo Locchi, vorrei fare qualche altra domanda a Massimo. Lo so, tanto lo sapete che io sono curiosa, no? E poi è bello, siamo nel programma Perché tacere? È giusto che il mondo sappia. Allora Massimo, ci racconti qualche altra cosa del tuo meraviglioso papà? C'è una cosa abbastanza simpatica che succedeva. Papà era terrore di stare solo a casa, e quindi succedeva che a luglio noi andavamo in vacanza e di solito andavamo, prendiamo una casa fuori Roma, e lui rimaneva, a volte doveva rimanere invece a casa a Roma, e siccome non voleva stare da solo, anche perché non sapeva cucinare, lui al massimo arrivava a un nuovo Altecamino, che peraltro mi faceva uno, che diceva che due erano troppi, e praticamente lui non voleva stare da solo. Allora che faceva? Si trasferiva a casa di Ferruccio Amendola, il quale aveva lo stesso problema, quindi loro dormivano a casa, convivevano per un mese tutti gli anni, perché nessuno di due voleva stare sopra. Questo era... Che bello, ma Ferruccio Amendola, mi sbaglio, è anche il tuo padrino di cresimo, di battesimo, mi sbaglio? Sì, sì, no, lui mi sembra che fece la cresima, sì. Sì, no, lui lo conosco da quando sono nato, nel senso che il gruppo era sempre lo stesso, c'era Ferruccio, c'era mio papà, Rinaldi, Mario De Angelis, Cesare Barbetti. E noi passavamo praticamente quasi tutte le vacanze insieme, a parte che con Ferruccio andavamo insieme allo stadio. Poi simpatico, noi andavamo a vedere la Roma e davanti c'avevamo il produttore di Ferruccio, stava un po' dietro, c'era Barbetti che stava tre file sopra, e davanti a noi c'era Zingarelli, che era la persona che era il produttore dei film di
quelli di Terence Hill, i primi film appunto di Terence Hill. Insomma, era una... poi davanti ancora c'erano due persone, di cui uno faceva il cameraman, insomma era tutto un gruppo del cinema. La cosa strana è che ogni tanto spuntavano delle persone famosissime che io neanche sapevo che papà conoscesse, no? Mm-hmm. Tipo una volta mia sorella ha fatto teatro fino agli anni Ottanta. Marina. È una prima incontrammo Mastroianni, che io non sapevo che i miei conoscesse, invece un bacio a bacio con mia madre, e da lì ci ricolleghiamo forse alla tua prossima domanda, andare quella sulla cucina. Ti ricordo la domanda, nel senso che esatto. Sì. Te la faccio tra un po' la domanda. Perché Mastroianni in questa domanda c'entra e poi ti spiegherò. Ah, perché. Ok. Invece un'altra curiosità, diciamo, è assodato che tu sei figlio d'arte, sei vissuto in questo mondo tra attori, registi. No, soprattutto doppiatori, registi. Doppiatori e tutto. Che cosa, insomma, quelli, tuo papà ha fatto la storia del cinema, no? Del doppiaggio. Sì, del doppiaggio. E vorrei una tua opinione personale sui film italiani di oggi. Che voto daresti oggi ai nostri registi? No, io seguo molto poco il cinema italiano attuale. Mi piacevano molti i film che ti posso dire, i primi film di Sordi, quelli in bianco e nero, dove lui faceva il cattivo, nel senso i film come Il Velo, oppure... E a chi non piacciono? Cioè, tutti sono sempre piaciuti i film italiani, quelli in bianco e nero. Dopo ho cominciato a storcere il naso. Attualmente sì, qualcosa di... a parte che da quando c'è Giorgia vado molto poco al cinema, ma non... sì, ogni tanto capita qualche film bello, però non mi piacciono più questi film stranieri. Cosa miglioreresti? Un tuo consiglio, insomma. Ma la no, al cinema va bene, quello che un po' mi dà fastidio è sentire... cioè proprio quando li vedo cambio canale, sono le fiction che fanno italiane. Perché? Non perché le storie siano brutte, ma perché recitano tutte allo stesso modo, hanno questo parlano tutti piano. Sono impostati. Parlano tutti pianissimo, mm-hmm. con questa voce molto bassa che non è vera. Infatti quando capita qualche attore, qualche doppiatore che fa invece entra a fare queste fiction, tutti che recitano in questa maniera strana, e poi invece questi che recitano come si dovrebbe. Uh-huh. Io ho intravisto 10 secondi di Pannofino che faceva Nero Wolf, Pannofino, un grande doppiatore, Francesco Pannofino. Io ho visto veramente 10 secondi, però sentivo lui e no, mi si accendevano le... no? Grande. Eh beh sì, invece sentivo gli altri, insomma un po' rimanevo stordito da questa visione. La cosa, cioè, il cinema va bene, cioè è un momento forse anche difficile. Ne pensi che la crisi ha coinvolto anche il settore del cinema? Ma forse sì, forse no, questo non so dirtelo. Di sicuro... una volta c'erano film che rimanevano più nel tempo, adesso forse anche come nella musica, prima che so c'erano gruppi come Pink Floyd, Jethro Tull, in cui tu un disco lo sentivi adesso, io sono appassionato di Pink Floyd e ascolto dischi che se tu vai a vedere l'hanno fatti minimo 40 anni fa. Tra l'altro i Pink Floyd sono anche nel nostro palinsesto musicale. Cioè tu un disco di 40 anni lo ascolti adesso come hai sempre piacere, mentre tutto ciò che esce adesso in realtà dopo un mese non lo senti più, è così come i film, così sì, ne fanno tanti però poi... bei film che rimangono sono forse pochi. È vero questa cosa, è un po' come, sì, tu hai detto i Pink Floyd, ma è come Sanremo dopo una settimana ti sei dimenticato sì. Le canzoni, no? Mentre invece ricordi appunto queste che hanno fatto storia, che vanno oltre il tempo. Allora, siamo arrivati, vorrei svelare questa tua dote culinaria? Sì, no, dettata dalla fame, io principalmente sono uno che ha sempre fame.